Buonasera e ben ritrovati a PDA Social Club. Questa sera si viaggia, si viaggia e si va anche molto lontano nonostante la pandemia, ovviamente lo facciamo al caldo dei nostri appartamenti e di fronte all'ormai familiare schermo farfallante del nostro computer. Andiamo fino in Corea questa sera e ci andiamo in compagnia di un signore che la Corea la conosce molto bene, si chiama Paolo Quilici. Eh, un biologo marino, abbiamo scoperto. Ma di mestiere fa l'autore di programmi televisivi eh, ne di compaio, ad esempio, X Factor, la fattoria, l'isola dei famosi eh, e Pechino Express. Eh, Paolo Quilici a un certo punto della sua vita si è innamorato della Corea, ci è andato più volte, tantissime volte, ma ce lo racconterà lui. e A questo punto ne ha scritto: ci ha scritto anche un libro che si intitola We Love Korea e ha un illuminante sottotitolo che recita Per sognare viaggiare nel paese del calmo mattino. La vera editore questa sera ce lo racconta, ce lo illustra, ci spiega come e con che attitudine arrivare in Corea se decideremo di viaggiarci, a parlarne con Paolo Quilici, Uh, un altro viaggiatore Raffaele Cardone al quale a questo punto uh, consegno un ideale microfono uh, buona serata buon ascolto e buon divertimento a tutti grazie Paolo e grazie per averci invitato al, al PDS Social Club eh, grazie ciao a tutti io non ti, ve, ecco, allora okay, ti vedo ecco ok eccomi eh, buongiorno anzi buonasera <ride> ciao eh, Ciao, sono, come dire, sono stato estasiato eh, dal, dal tuo libro, che è gustosissimo. Proprio. Ti ringrazio moltissimo, Grazie. veramente. È, è proprio una guida, non guida: ci, porti, ci, ci accompagni e ci porti per mano. Eh, dentro un altro mondo con eh, dire, grazia, brio, divertimento si, si vede che ti diverti no? sì, quello sicuramente, diverti. quello sicuramente c'è cioè, tanto amore e tanto, tanto divertimento sì, decisamente ecco, allora la prima domanda un po' per rompere il ghiaccio sulla Corea del Sud dovremmo specificare certo, sì. ehm, che ha questa strana bandiera dove dentro c'è l'Inne Yang e poi dei trigrammi eh, del, del I Ching che oltretutto la Corea per esempio mi viene in mente adesso è, è, è famosa per i colletti alla coreana che io sfoggio in occasione appunto no? eh, anche se poi sono di origine cinese ma per il mondo diciamo sono colletti alla coreana quando ci sei arrivato? Okay? raccontaci proprio il tuo primo atterraggio e un po' come è nato questo Anzitutto ti dico che i colletti alla coreana non sono così tanto diffusi, cioè non si vedono così spesso. <ride> Quindi ecco, infatti, sfatiamo un mito. Allora, io sono arrivato in Corea per caso, nel senso che um, ho sempre amato moltissimo l'Asia, l'ho frequentata molto sia per lavoro eh, che eh, per piacere, però non ero mai stato in Corea. E qualche anno fa stavo, facendo, stavo montando un programma eh, ambientato in Giappone, e a me piace sempre informarmi su eh, quale musica si ascolta nel paese, eh, dove, appunto su, su, su cui sto lavorando, perché poi mi piace molto lavorare con la musica nel montaggio dei programmi televisivi. E casualmente, caso, non tanto casualmente come scoprirò dopo, eh, in quel momento in Giappone si ascoltava quasi solo musica coreana, e quindi ho iniziato a interessarmi e ho scoperto un mondo, veramente. Ho scoperto un mondo di cui sapevo veramente poco, eh, ma che mi ha affascinato tantissimo. Ho iniziato, iniziato con la musica, poi da lì sono passato al cibo, alla lingua, poi sono iniziato ad andare lì e diciamo che basta, sono capitolato completamente. Ma la, la tua prima impressione, perché Seoul nel libro è un po' al, al centro, ma certo. è eh, megalopoli dove vivono praticamente due terzi dei, dei, dei coreani, è imprescindibile. La tua prima impressione, visto che hai, che hai viaggiato molto, si, si arriva in una capitale mh, di tutto rilievo eh, dell'Oriente e che impressione si ha? Allora, io sono andato a Seoul quasi, quasi subito dopo che, eh, che, che, che mi era successo, ho avuto, dopo ho avuto questa illuminazione, diciamo, e ci sono andato poco preparato, errore mio, eh, e ho trovato una città molto bella sicuramente. Molto, molto moderna, eh, con eh, pochi elementi antichi, palazzi reali molto belli. Ne ho visitati due su cinque nel primo viaggio che è durato tre giorni, tra l'altro, perché avevo solo tre giorni di vacanza. E, ehm, però ti devo dire che rispetto a eh, altre, eh, altre città, eh, altre metropoli asiatiche, eh, mi ha colpito meno: nel senso mi è piaciuta moltissimo, però non ho sentito quel quel distacco colore, eh, culturale fortissimo che si ha, ad esempio, andando nelle metropoli cinesi, andando anche solo a Bangkok, perché eh, Seoul ha, è anche è estremamente occidentale, è veramente un mix tra Oriente e Occidente. Piano piano eh, ho... Eh, ho ho iniziato a informarmi sempre di più eh, sulla cultura coreana, mi sono fatto degli amici, ho iniziato, ho, ho iniziato ad andare più spesso lì e ho scoperto che dietro questa facciata eh, occidentale eh, si celano invece tantissime eh, esperienze, tantissime eh, cose estremamente interessanti, estremamente godibili che si possono fare appunto a Seoul. Ecco, non so se è stato molto chiaro il mio sì, discorso. Sì, è però. stato molto chiaro, ma allora eh, ci introduci un po' eh, alla cultura coreana, perché la Corea è grossa, un terzo dell'Italia, cioè, ha eh, diciamo, due terzi degli abitanti italiani, per cui sono, sono tanti i coreani, una storia antichissima e, ed è incastonata in mezzo a due giganti non solo per estensione ma anche culturali la Cina e il Giappone esattamente ed è, ed è un unicum però esattamente esattamente cogli questo, questo guarda allora questo hai subito tirato fuori quello che secondo me è, è l'aspetto più più interessante che più mi colpisce ancora dopo dopo anni ancora mi colpisce così tanto eh, della del, della Corea del popolo coreano, coreano e della, della sua cultura eh, la Corea è una cultura estremamente unica, estremamente diversa da quella cinese e giapponese, nonostante eh, sia appunto stretta eh, tra questi giganti che nei secoli l'hanno eh, hanno depredata, hanno fatto di tutto per cancellarla realmente, per annetterla e per cancellarne completamente la cultura. Invece il popolo coreano è riuscito veramente con una forza per me eh, in, in quasi inspiegabile eh, a mantenere un'identità fortissima. E eh, questo si vede nella lingua, si vede nel cibo, eh, si vede nei modi di fare che sono comunque molto diversi da Cina e Giappone e sono veramente tutti da scoprire. Beh, co come dire, è un po' una Svizzera, insomma. Che sì, è una, è una Svizzera che, è che per però... Le... Eh, che però, insomma, ha avuto eh, diciamo molti più problemi della Svizzera, perché comunque appunto l'ultimo in, in ordine. No, non è l'ultimo, perché poi c'è stata, stata la guerra di Corea, ovviamente. Però quello, quello più devastante, forse per, eh, in tempi recenti per i coreani, è stata eh, l'invasione giapponese sì. la dominazione giapponese che è durata 35 anni dal 1910 al 1945 e in quei 35 anni eh, i giapponesi hanno di fatto cercato veramente di cancellare la cultura coreana, proibendo lo studio della lingua, eh, bruciando i libri, e, e oltre a, a fare chiaramente, a fare tantissimi morti, a, ehm, a deportare milioni di donne, insomma. E, e, nonostante tutto questo, la, la Corea è rimasta lì, è rimasta lì, è rimasta forte ed è veramente completamente diversa dai suoi vicini. Quindi fortissima identità proprio. Sì. No? Eh, oltretutto anche contro eh, la prepotenza giapponese che oltretutto si, si, si è sentita in quei decenni in tutto l'Oriente. Tutti certo. ancora si ricordano... Della, della dominazione giappo, eh, giapponese, però anche c'era la Cina eh, accanto. No? Allora, la Cina è sì, e, e c'è ancora. ancora Cina, <ride> ben e c'è ancora, infatti, è un, è un argomento molto, molto delicato. Questo, sia, sia quello del Giappone che, che, che della Cina, soprattutto quando, quando si parla con, con i coreani, perché chiaramente sono paesi. Eh, molto vicini ma anche molto importanti dal punto di vista economico perché eh, eh, sono fondamentali per, per la Corea diciamo dal punto di vista economico però eh, bisogna, bisogna stare molto attenti quando si affrontano discorsi su Cina e Giappone con, con i coreani e, e cercare di, ehm, cercare veramente di ascoltare quello che cerco di fare io è cercare di ascoltarli eh, senza, senza veramente dare un, un parere che non, essere, che non può essere profondo come loro, perché io certe situazioni non le ho vissute. Ecco, ma eh, eh, iniziamo a entrare nella vita coreana, proprio. Esatto. E il, il galateo, quando tu dici è meglio, è meglio non parlare, cioè, bisogna stare attenti a parlare dei cinesi e dei giapponesi, ma... Eh, il rapporto umano quindi con, con, eh, con i coreani, tu ormai sei andato decine di volte lì, quindi li conosci, anche, sta, stai anche studiando coreano, quindi eh, chi ci troviamo di fronte? Allora, ci troviamo un popolo estremamente aperto, estremamente aperto almeno con i turisti, perché poi eh, ho vari amici che, che sono expat, che quindi vivono, vivono in Corea e mi raccontano che vivere lì non è poi così semplice come, come può essere invece andarci da turista. Andandoci da turista, sempre eh, comparandola ad altri paesi asiatici, eh, io ho trovato sempre una grandissima apertura, una grandissima voglia di farsi conoscere e di scambiare esperienze, eh, modi, modi di fare con, eh, con gli stranieri. E questo, questo per me è bellissimo, nel senso che eh, nel momento in cui trovo una situazione del genere quando viaggio la mia voglia di, 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 di conoscere aumenta in maniera esponenziale decisamente quindi sono molto permeabili insomma sì allora sono molto eh, sono molto anche qui legati alla loro cultura però sono anche molto aperti a conoscere quella degli altri insomma che non è scontato che non è scontato no non è scontato. assolutamente non è scontato no ehm... Un, un filo rosso di tutto il tuo libro eh, è il cibo. Sì. Eh, perché tu scrivi: eh, hanno un'attenzione per il cibo, un interesse per il cibo. Eh, che un po' anche noi, penso, italiani, siamo gli unici che a tavola mentre mangiano, parlano di cibo. Guarda, secondo me loro sono peggio di noi, o meglio di noi ah. perché poi io amo moltissimo cibo quindi chiaramente vado a nozze con, con questa cosa. I coreani sono veramente ossessionati dal cibo, pensano tantissimo al cibo, amano da morire il, il, il loro cibo tradizionale, sono aperti anche, anche qui, anche ad altri gusti, però amano da morire i loro, i loro piatti e ne parlano continuamente. Un, un esempio che faccio io è ehm, il how do you do americano, eh, in coreano è hai mangiato, cioè quello... Quella frase, quella frase che, ci, che ci si scambia quando si incontra una persona e, e che non necessita neanche una reale risposta da loro è: Hai fatto colazione? Hai pranzato? E, e ad esempio, questo, questo si vede tantissimo um, guardando film o, o drama sceneggiati coreani: il cibo è veramente una parte fondamentale della vita di tutti. e ti faccio un altro esempio. Eh, quando un coreano... Adesso, madonna, se ne, ne parlo come se fossero veramente dei, eh, de, degli esemplari strani. Di, quando i miei amici coreani vanno in vacanza da qualche parte e poi mi chiedono, raccontami com'è stata la vacanza, la prima cosa che mi dicono è sempre, ah, ho mangiato questo, sono andato lì, ho mangiato questo, ho mangiato quello, ho mangiato quell'altro. Poi dopo viene il resto. Però il cibo è la primissima cosa. E il cibo è anche... E anche socialità, ovviamente, tantissimo. Perché eh, per varie ragioni eh, i coreani mangiano tantissimo fuori, molto più di quanto non lo facciamo noi: cioè, per quali ragioni? E allora, eh, comodità sicuramente, mm. eh, prezzo, perché eh, è strano a dirsi: ma eh, cucinare in casa costa di più che mangiare fuori in Corea decisamente perché i supermercati hanno prezzi piuttosto alti mentre eh, a Seoul ovviamente anche nelle città più piccole ancora di più, però anche a Seoul si trova ovunque da mangiare molto bene spendendo prezzi assolutamente bassi. E ehm, poi per la mancanza di spazio, perché eh, le case soprattutto in città sono tendenzialmente molto molto piccole e eh, la, la prima cosa su cui si fa si risparmia spazio è la cucina, cioè io ho tanti amici che hanno un fornelletto così e <ride> stop e un microonde. E quindi quindi si mangia veramente tanto fuori, però mangiare fuori vuol dire anche eh, il lato sociale del mangiare fuori. È vero che in Corea Trovi spessissimo persone che mangiano fuori da sole molto di più, al ristorante molto di più di quanto non succeda qui. Però i coreani amano molto mangiare in compagnia, tantissimo. Eh, comunque, sei, sei in mezzo alla gente anche se certo, sei da Certo, è vero, assolutamente. E, è una cosa differente, insomma. Assolutamente. E, e allora, fra queste due enormi culture, queste due giganti, allora, qual è la particolarità eh, della, della cucina? Coreana. Allora la cucina coreana è um, sana diciamo <ride> sicuramente più sana io amo moltissimo anche tutte le varie cucine cinesi perché non è che possiamo parlare di cucina cinese ovviamente ce ne sono decine diverse essendo enorme il paese eh, però rispetto diciamo eh, alla gran parte eh, delle, de delle culture cinesi eh, gastronomiche cinesi che, che, che conosciamo anche arrivate in Italia, la cucina coreana è più sana, eh, nel senso che eh, utilizza meno il fritto, eh, molta, molta carne e pesce grigliati e si mangiano tantissime verdure. E poi questa eh, la, la grande, forse il fiore all'occhiello del, della cucina coreana è la fermentazione. Eh, fanno un grandissimo utilizzo di. Eh, alimenti fermentati, eh, il più famoso ovviamente è il kimchi. Eh, il kimchi, il kimchi di fatto è verdura fermentata, poi quello più famoso al mondo è eh, il kimchi di, di cavolo napa, quel cavolo ovale bianco, eh, però il kimchi in Corea si fa con praticamente ogni tipo di vegetale. Però loro fermentano anche carni, fermentano pesci e um, fermentano la soia, da cui, uh, da, cui si, si derivano, da, da cui derivano una serie di salse che sono alla base uh, della, de, 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 dei condimenti coreani. E um, la fermentazione ovviamente permette di conservare gli alimenti, quindi probabilmente è, è nata per quello. In realtà ehm, dà agli alimenti tantissime proprietà benefiche, per cui veramente eh, il kimchi è veramente un tocca sana per, per l'organismo e eh, loro ne mangiano quantità incredibili, veramente, e, e quindi, insomma, sicuramente questo, eh, questo è, un, è un aspetto molto interessante e uno dei motivi per cui la cucina coreana sta prendendo piede. Piede anche in Europa, tantissimo, certo. buona e sana. E, e, e magari non c'è quel, quel sottofondo di glutammato che si trovano. Oddio, lo usano anche loro! Eh? Adesso diciamo la verità: lo usano staglia. anche loro. <ride> sì, esatto, <ride> dal glutammato non si, non si scappa. Però ecco, diciamo, non c'è solo quello. Certamente. Certamente. Senti, ok, adesso siamo entrati a Tokyo e eravamo stanchi per il viaggio, siamo andati vuole, a scusa, sì. ah, <ride> <se vuole. Pardon, ride> poi dopo parleremo di una GAP che è imperdonabile. No, no, eh, e a un certo punto dobbiamo muoverci, per cui raccontaci un po'. Anche allora io, la società attraverso i trasporti, le case. Ecco, ecco, infatti, sì, nel, nel, nel libro, appunto, questo libro che, come hai detto tu, è una guida, ma non è una guida, eh, nel senso che io ho cercato di, di, di raccontare, di dare tutta una serie di consigli su, eh, su come godere a, al meglio del, del viaggio e eh, risolvere tutta una serie di piccole, eh, piccole questioni, piccole decisioni che chiaramente vanno prese durante un viaggio, e, e appunto una sono i trasporti perché chiaramente uno arriva lì deve muoversi eh, i trasporti in corea sono eh, come uno potrebbe immaginarsi facilmente organizzatissimi eh, Seoul ha, ha eh, una metropolitana incredibilmente sviluppata sono 22 lì adesso l'ho scritto chiaramente nel libro ma non so se non mi ricordo bene se il numero è 22 comunque oltre 20 linee e la cosa che a me stupisce da morire è che la metropolitana di Seul è, è stata inaugurata sette anni dopo quella di Milano, certo. e, e adesso ha 22 lire, <ride> ecco. e Seul non è una città facile dal punto di vista proprio eh, morfologico, nel senso che è una città costruita sulle montagne per cui non è neanche così semplice diciamo, eh, eh, creare una rete di, di trasporti. Comunque c'è questa mer metropolitana meravigliosa che funziona benissimo, che non tocca ogni punto della città proprio perché eh, ci, sono, eh, ci sono punti, cioè in Seule ci sono proprio delle montagne a Seule, quindi chiaramente la metropolitana non arriva nei punti più alti. Però la metropolitana comodissima che, che, che veramente ti porta quasi ovunque con grandissima facilità. Dove non arriva la metropolitana arriva una rete di mezzi di superficie, per me ancora più incredibile. Io in Italia i mezzi di superficie, ammetto, non li prendo. Certo. Non li prendo perché eh, mi mette l'ansia al fatto di non sapere quando arrivano e soprattutto quando poi arriverò io. Invece a Seoul eh, ci sono, in ogni fermata ci sono. Non solo ci sono, come in tanti posti in Italia, i, eh, i display con eh, gli orari di arrivo dei, dei mezzi che però sono assolutamente spaccano il secondo. Ma ci sono anche un sacco di app che ti calcolano veramente al secondo eh, il tempo di percorrenza e non sbagliano mai. Per cui eh, Veramente prende. Cioè, se ti dice se l'app ti dice ci metterai 18 minuti ad arrivare dal punto A al punto B, ci metterai 18 minuti. Punto ed è facilissimo utilizzare mezzi anche se uno non parla, non parla coreano, non, insomma, non, non sa farsi capire. C'è cioè una um, si usa naturalmente una tessera che si compra eh, in tutti i convenience store che sono questi. Eh, negozietti aperti 24 ore su 24 che ci sono, sono un po' in realtà in tutta l'Asia e, e sono veramente la salvezza di ogni, di ogni persona asiatica o persona che vai o turista in Asia. E, e questi, queste tessere si, si caricano facilmente nelle stazioni di metropolitana e ti portano veramente ovunque. Poi, naturalmente, ci sono anche i taxi, eccetera, eccetera. E i mezzi costano decisamente meno che a Milano. Ad esempio. Quindi, quindi, oltretutto, con supporto tecnologico, uno va in giro per Seoul, sa sempre dove andare, non è che sì, si perde. Decisamente, decisamente. No, è, è veramente facile muoversi, muoversi a Seoul. Sì. Eh, mi riattacco ai, ai, ai convenience store dove si trova tutto insomma dalla sì. birra ai francobolli per dire insomma sì sì, sì ma anche proprio a, eh, sono dei piccoli supermercati ah, di fatto, fatto sì. sempre aperti saranno quindi per eh, arrivare a un'altra cosa che tu descrivi come molto gustosa e la capisco insomma che è lo shopping sì eh, co cosa si compra? Cioè, andiamo a Seoul e allora, cosa eh, che non troviamo qui, poi perché queste sono le cose interessanti, o quelle un po' differenti. Allora, diciamo che eh, secondo me la, la, chiaramente dipende dai gusti e da quello che uno cerca. Eh, sicuramente una cosa fantastica. Se uno è interessato, io sicuramente sono interessato, è, è tutto, eh, tutto ciò che è settore è cosmetica e cura della pelle. Eh, anche qui si aprirebbe un discorso lunghissimo, però diciamo che eh, la bellezza e la cura di sé, soprattutto la cura di sé eh, in Corea è un valore importantissimo. Cioè essere sempre, curarsi, essere sempre al massimo del proprio aspetto è, è davvero un valore importante. E questo fa sì che chiaramente tutti si curino tantissimo. E utilizzino anche tanti prodotti, uomini e donne, bambini, anziani, proprio senza differenziazione alcuna. La, lo skin care, eh, quindi prodotti per la pelle coreani, eh, stanno avendo un enorme successo in tutto il mondo perché sono di livello molto alto, qualitativo molto alto e costano veramente poco rispetto invece alle grandi marche occidentali. E, e quindi chiaramente costano poco anche se uno le compra da qua attraverso no. i vari siti che le distribuiscono però chiaramente lì eh, è una gioia perché <ride> per chi li utilizza va lì scopre veramente migliaia di negozi non esagero eh, che eh, hanno prezzi veramente imbattibili quindi quella è la prima cosa almeno per, eh, se, se uno è interessato poi l'abbigliamento tantissimo mm. ehm, che è molto, come dire, molto sobrio, un po' uniclone, diciamo. Esatto. Uf, hai utilizzato un altro no, nome giapponese. Cioè non, non è proibito nominare il Giappone in Corea, assolutamente. Quello che, quello che quello dico io è: stiamo attenti a eh, farci, stiamo attenti alla, alla persona con cui stiamo parlando e cerchiamo di capire, diciamo, che, eh, che opinione ha prima di dire a. Eh, qui tutto mi sembra uguale al Giappone bueno, no, no, certamente <ride> no, comunque eh, sì, allora lo stile è, è apparentemente molto molto minimal, molto, molto sobrio, io eh, ogni volta che vado lì compro tanti vestiti perché anche qua, anche qua costano poco rispetto a quelli italiani cioè l'equivalente dei, dei negozi come, come Zara, come H&M in Corea è Forse addirittura più economico, e quindi anche io compro tante cose, eh, però non sono sicuramente un esperto di moda. Nel libro ho intervistato un, un mio amico che invece è super, super esperto, è un influencer coreano. Si veste in maniera incredibile, veramente ogni volta che lo vedo, dico: Mamma mia, come fai? E, e lui mi ha, mi ha raccontato, appunto, di questo, ha cercato di spiegarmi questo concetto dello stile sobrio che hanno i giovani coreani e è un concetto molto interessante nel senso che eh, girando per strada a Seoul eh, si, si ha l'idea che ehm, le persone utilizzino sempre più o meno gli stessi colori e bene o male una tipologia di abbigliamento simile e, e poi magari giochino sugli accessori sul colore dei capelli sul trucco e ehm, lui mi ha spiegato che, eh, che questo è, ehm, è, è proprio un po' parte, parte della loro cultura, nel senso che eh, vogliono, ehm, vogliono sentirsi parte di un gruppo. È, è sempre parte del, dell'orgoglio dell'essere dell parte del popolo coreano e del volerlo dimostrare eh, anche, attraverso, anche attraverso questa specie di divisa. Ehm, che, ehm, che, che non li fa spiccare, non fa spiccare il singolo individuo eh, davanti, Beh, davanti agli altri. Che è un aspetto particolare, cioè, è incarnato nella cultura, quindi questo. Esattamente, esattamente. sì, è proprio, è, è proprio questo, è, è proprio questo orgoglio di, di far parte di questo popolo, di questa cultura. Però tu eh, racconti poi a un certo punto che c'è un'eccezione. Diciamo le signore di mezza età. <ride> sì. che mi ha molto incuriosito Sì, Cosa fanno le eh, di età? allora, innanzitutto sì, eh, in Corea eh, l'età è importantissima, in Corea nel senso che eh, crescendo, eh, partiamo dal... Mamma mia, che questo, sarebbero discorsi veramente di ore, cer cercherò di, di sintetizzare. Eh, parliamo dai livelli, partiamo dai livelli di cortesia. Il coreano ha tantissimi livelli di cortesia. Eh, a seconda di, della persona con cui stia, ci stiamo interfacciando, dobbiamo usare eh, un linguaggio diverso, un linguaggio diverso che ha eh, regole grammaticali a volte diverse, eh, desinenze diverse nelle parole, ma spesso anche vocabolario diverso. Questo perché eh, bisogna sempre eh, rapportarsi con rispetto nei confronti di chi è più grande di noi e questo fa sì che eh, a un certo punto eh, gli anziani in Corea eh, si sentano si sentano un po' liberi di eh, di fare quello che vogliono un po' padroni della situazione più no? Più Perché anziano sei più hai diciamo Idealmente potere sociale, insomma, tra virgolette, sì, sì. Poi da, da un'altra parte c'è la ricerca, eh, c'è la ricerca spasmodica del, dell'apparire giovani, no? Anche. Però eh, ci cioè, cioè, sono questi due aspetti, perché comunque devi, devi essere bello in ordine e anche apparire il più giovane possibile. Però, invecchiando, almeno ottieni il rispetto degli altri, e eh, comunque il potere in un certo senso e um, così per, uh, per, per ridere però è, è vero uh, facevo notare che uh, ad esempio sui, sui mezzi pubblici uh, le persone anziane veramente uh, prendono davvero il potere cioè se uno per caso uh, sbagliando sicuramente si siede nel posto uh, per, per gli anziani capita, può capitare molto facilmente che arrivi la vecchietta urlando a darti l'ombrellata ma sì. e per loro questo è assolutamente normale, nel senso, cioè è giusto cioè, tu hai fatto una cosa bruttissima cioè hai preso un posto per, le, per tu, giovane, hai preso un posto per le persone anziane e quindi assolutamente no. E poi ehm una cosa che fa veramente ridere ma si vede, si vede immediatamente in Corea e si vede tantissimo anche qui anche nei film e nei drama ehm, le, le, le signore anziane hanno, hanno un look tutto loro che eh, contrariamente a quello dei giovani che amano i colori sobri è l'esatto opposto cioè hanno questi anzitutto hanno la, la permanente sempre eh, che ehm, che lor, um, la, persona anziana, la signora anziana si chiama ajumma e la permanente si chiama ajumma-peum in coreano proprio perché è una cosa che utilizzano le, le signore anziane. La permanente, la visiera, il cappellino a visiera colorato e poi um, la parte sopra e, la par e i pantaloni, perché di solito sono sempre in pantaloni, hanno sempre fantasie coloratissime e uh, non abbinate. È una cosa proprio... Per cui vedi queste, queste signore che sono veramente un pugno in un occhio, ma è, è anche, anche quella è una divisa. Certo, però ci sarà anche una grazia nel non abbinare le cose. Assolutamente, cioè, sì, sì, sì. sì ma, assolutamente. Codice, cioè, eh, sì, te. sì, sì, sì. Cioè, secondo me, è un, eh, eh, sono cose proprio studiate. Cioè, sono look veramente studiati. E senti... È, è... Girando, visto che tu stai studiando eh, coreano da un, po', da un po' di anni, sì. eh, il coreano è già un unicum, anche lui no? Eh, come ci si trova sia a studiare il coreano, sia poi a eh, girarsi intorno, eh, and andando in giro, insomma, a riconoscere le scritte, che è una cosa sempre importante. Esatto. Allora, il coreano, giustamente dicevi, è un unicum, eh, soprattutto per quanto riguarda la scrittura. Perché eh, a differenza di giapponese e cinese, eh, quello coreano è un alfabeto vero e proprio, come il nostro. E, è un alfabeto che è stato creato eh, nel XV secolo eh, da eh, questo re illuminato, il re Sejong, che è considerato uno dei, dei grandi eroi della, della patria, eh, che... Perché fino, fino ad allora eh, per scrivere, il coreano era una lingua a sé, però per scrivere il coreano si usavano eh, i caratteri cinesi. I caratteri cinesi sono chiaramente molto difficili e eh, non si adattavano neanche esattamente a esprimere i, i diversi, a rappresentare i diversi suoni del coreano. Quindi eh, soltanto i, i nobili erano in grado di scrivere e le persone comuni, diciamo, non, non potevano studiare, non avevano modo veramente di, di scrivere, quindi per permettere al popolo di scrivere eh, questo re ha fatto stilare un alfabeto, un alfabeto che, è, che si chiama Hangul, eh, che anche qui è amatissimo dai coreani che hanno la giornata, una, una festa, cioè proprio la festa nazionale, la giornata del Hangul ogni anno. E' um, è un alfabeto, è considerato l'alfabeto più semplice del mondo, questo non lo dico io, però è effettivamente molto semplice perché le consonanti sono disegnate, eh, riproducono, eh, diciamo, la posizione della lingua e del palato mentre pronunciano la consonante. Non è facilissimo, questa cosa l'ho letta ovunque, me l'hanno detta in tanti, non è facilissimo sempre capire che un segno rappresenta poi la posizione della lingua, però è effettivamente molto molto semplice eh, l'alfabeto. E eh, quindi diciamo che eh, è un alfabeto che si organizza in sillabe. Diciamo che eh, imparare a leggerlo è una cosa che si può fare facilmente in una giornata, non esagero, anche da soli. Da qui a parlare ce ne corre no, <ride> ovviamente, e, però ehm... identificare che so io la fermata del metro, la leggo siccome è un alfabeto, il suono è quello, no? Infatti, questo, questo è, è assolutamente semplice. Quello che non è così tanto semplice è però capire magari quando lo pronunciano loro. Certamente. <ride> Quindi esatto, cioè se allora tu studi coreano per un giorno, studi l'alfabeto coreano, arrivi a Seoul, è facile che tu sia in grado di leggere facilmente le, 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 la fermata del metro. Se poi però un coreano ti dice pronuncia quella, eh, la, que, quella parola, mh, non è detto che tu la, la, la riesca a scambiarla da un'altra, insomma, perché comunque poi ci sono... Eh, ci sono tante lettere che al nostro orecchio, eh, prima di abituarci veramente, suonano praticamente uguali l'una all'altra. E poi in realtà non lo sono, ma bisogna veramente fare molta pratica per eh, capire, per percepire davvero queste, queste differenze. Comunque, al di là di questo, è, è, un, è una lingua anche che ha una struttura grammaticale piuttosto semplice. Mm. Eh, però la, la, grande, la grande difficoltà veramente è, è data dal, dal capire loro, secondo me Quello, quella è la cosa più lunga sì, da... però c'è questa, come dire, questa radice storica di aver fatto un, alf un alfabeto vero e proprio, oltretutto eh, questa cosa che dici che i, i caratteri dovrebbero riprodurre la posizione delle labbra eh, è proprio, mi sembra una grande, un grande tentativo di democratizzare assolutamente eh, la assolutamente nell'epoca dell'equivalente del nostro rinascimento circa quindi assolutamente ecco la cosa la cosa che mi ha sorpreso è che da una parte c'è una tradizione democratica che altrove in oriente non c'è eh, mi sembra di capire a partire dalla lingua che non è mica poco insomma dall'altra parte tu dici però eh, la società coreana a modo suo è un po' moralista hm? Eh, a modo suo, eh, già hanno mh, la religione, non c'è una religione, però ci sono anche molti cattolici, molti buddisti. Eh, le cronache ci dicono appunto che c'è un certo riservo anche su cose che da noi sono state liberalizzate, che riguardano anche eh, le donne, insomma, le LGBTQ, eccetera, eccetera. Sono un pochino come dire. Perché sono contratti in questo senso? C'è un motivo culturale o c'è un motivo riconducibile a uno stile? Allora, mh, allora, diciamo che la cosa che stupisce in Corea eh, è la, eh, la, 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 la differenza tra eh, appunto questo moralismo che sicuramente esiste e l'incredibile modernità. Di, di, del mondo, di quello che vedi in Corea, cioè veramente stupisce che, ehm, che appunto una società così all'avanguardia eh, sotto ogni punto di vista poi appunto abbia ehm, una situazione della donna che è eh, sicuramente più arretrata rispetto alla nostra anche se ci stanno lavorando molto eh, e eh, tantissimo una, 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 una situazione Uh, di stigmatizzazione delle, del, delle tematiche LGBTQ uh, e, e veramente questa cosa stupisce molto uh, la realtà è che uh, la Corea è un paese che è cresciuto a due velocità mm. nel senso che ha avuto uh, la Corea 50 anni fa era veramente un paese di contadini uh, che facevano la fame, povero quindi, molto povero, molto povero decisamente molto povero. Una, una cosa che a me stupisce tantissimo: ehm, nel 1988 sono state fatte le, le Olimpiadi a Seul, e eh, in quell'occasione la Corea ha ricevuto grandi aiuti economici dalle Filippine. Ora, io sono stato tantissime volte alle Filippine, amo moltissimo le Filippine. Però se uno va nelle Filippine oggi e poi va in Corea, sono veramente due mondi completamente diversi. Le Filippine sono un paese che ha ancora dei gravissimi problemi economici, non solo economici ma anche economici. E pensare che il, la ricchezza ovunque che vedi a Seoul cioè gli abbiano dato dei soldi loro è incredibile. E adesso appunto perché poi la Corea ha fatto questo balzo in avanti, non è questa la sede perché anche lì sarebbe un lavoro lunghissimo e poi non sono un economista. Ehm, però eh, quello che volevo dire è che eh, se da una parte la società dal punto di vista economico, del, del, del progresso proprio materiale eh, è cresciuta a una velocità incredibile, lo stesso non si può dire eh, della moralità. No. Certamente. Perché comunque l'opinione comune non può cambiare a quella velocità ci completamente, vuole ci vuole tempo. Però diciamo che uh, tutta una serie di, di discorsi uh, stanno, uh, sono sempre più all'ordine del giorno e quindi io, io mh, dico sempre che cer per certi versi uh, la Corea è un po' come era l'Italia 30 anni fa dal punto di vista appunto dell'opinione del, de, dell dell'opinione comune però ecco ehm, adesso c'è negli ultimi anni soprattutto c'è ehm, c'è una grande attenzione ehm, alla condizione delle donne ehm, eh, c'è una mh, grandissima ehm, Lavoro eh, per, 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 per migliorare per eliminare eh, mh, tutti eh, tu la, la, la discriminazione, la discriminazione della donna, anche se appunto siamo veramente eh, ancora abbastanza indietro, però la, la società sta andando in quella direzione, e anche, anche se siamo ancora più indietro sul, sui temi, sulle tematiche LGBT, si sta facendo qualcosina anche. Eh, quel punto di vista Beh, è molto è molto interessante però queste due velocità cioè eh, tradizione e innovazione eh, è un posto di grandi estremi da questo certo, punto. certo assolutamente Senti, eh, ehm, in chiusura volevo ricollegarmi un po alla tua eh, battuta di, di esordio eh, appunto tu eri in giappone che io ho sciaguratamente nominato perché un po' i coreani insomma eh, per quanto poi eh, tu scrivi sono i, i principali turisti giapponesi sì. per c'è un po' un amore odio comunque eh, tu dicevi sentivo la musica e, e quindi sono arrivato lì per la musica ora oltre al famosissimo k-pop eh, la corea eh, produce musica produce serie tv Produce videogame anche ha una tradizione di manga eh, che, che adesso eh, come dire, stanno facendo concorrenza ai, ai grandi eh, manga giapponesi, a, alle anime, eccetera, eccetera. Quindi c'è una produzione culturale molto forte. Poi abbiamo anche, non so, la musica classica, abbiamo dei grandi talenti coreani, nel senso seguono molto, eh, inventano di loro e, e prendono dall'occidente. Ma allora, la, eh, in realtà, eh, parte del, una gran parte del, del, del successo della Corea arriva proprio da lì, nel senso che ehm, poco più di vent'anni fa ehm, il, il governo coreano ha iniziato veramente a eh, considerare eh, la cultura popolare come un possibile veicolo eh, per... Eh, promuovere il paese all'estero e quindi ha iniziato a investire tanto nella, nella musica, nel cinema, nella televisione e, eh, e questo ha fatto sì che i risultati si vedessero, nel senso che eh, qualsiasi prodotto coreano popolare eh, ha chiaramente dietro un lavoro che noi ce lo scordiamo ma ci sono, eh. anche, ci sono anche le scuole quindi sì sì quindi sì, sì una ci preparazione dietro assolutamente c'è una grandissima preparazione c'è un grandissimo c'è un grandissimo dispendio di tempo e di denaro dietro qualsiasi prodotto e questo chiaramente aumenta la qualità perché comunque le cose vengono fatte meglio cioè, lo, io, io me ne accorgo tantissimo perché lavorando nel mondo dello spettacolo so che Uh, in Italia abbiamo tantissime idee, tantissima buona volontà, ma non abbiamo mai tempo e abbiamo sempre dei budget risicatissimi. Qualsiasi cosa arrivi dalla Corea, chiaramente trasuda denaro, ma lo dico in senso positivo. Questo nel senso, che il, 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 il denaro vuol dire anche veramente preparare, dare molto più tempo e molta più possibilità ai performer di prepararsi. E, e, e questo. E questo in questo modo la Corea sta decisamente conquistando il mondo, il mondo del, dell'entertainment, sicuramente. Adesso domani, domani uscirà eh, un nuovo una nuova serie su Netflix che si chiama All of Us Are Dead, eh, che è di nuovo un po' horror, anche se molto diversa da Squid Game, e sono ci, ci scommetto che sarà un altro enorme successo in tutto il mondo. Però eh, eh... Vanno anche su, su dei livelli molto, molto sofisticati. Io vedo uh, molti film uh, coreani de sé, praticamente. Uh, la Corea, appunto, è venuta uh, alla, alla, alla ribalta per, per Paradise, per tutte queste cose lì. Uh, ci sono delle serie tv che sono anche molto colte. Io ho visto, non so, Iri Aji è molto bella e eh, non è proprio per un pubblico di bocca buona. Quindi riescono a fare a produrre cultura su tutti i livelli. Sì, 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 sì assolutamente, assolutamente. Ma infatti quando, quando parlo di, 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 di cura intendo anche questo, nel senso non, no, non soltanto prodotti totalmente leggeri, ma prodotti comunque fatti bene, con tanto lavoro dietro. Questa è per me la chiave. Quindi sembra che ci sia un po' un grande riverbero fra la cura per il cibo. La cura per le persone, ehm, eh, l'essere e il non apparire, perché in fondo quello che tu mi dici della, della cosmetica non è eh, l'essere figli, insomma, è avere rispetto di se stessi. Esatto, esattamente. Eh, sì. è, è tutta un'altra chiave. E avere è rispetto di modo, se stessi e anche di chi abbiamo, chi abbiamo davanti. Che abbiamo davanti, esattamente. Bene, ehm, a questo punto dacci un consiglio di viaggio, quando possiamo <ride> andarci? Eh, in questo momento eh, purtroppo no, perché insomma c'è ancora la quarantena, cioè si può andare, ma bisogna fare, bisogna fare la quarantena. Si spera che nel giro di pochi mesi questa, questa quarantena verrà tolta, e allora Seul si può visitare in tutte le stagioni, come racconto nel libro però bisogna considerare che eh, d'inverno fa un freddo terribile ed d'estate fa un caldo terribile, soprattutto c'è cioè un'umidità un terribile e quindi ci sono comunque tante cose da belle da fare sia d'inverno che d'estate, però dovendo scegliere i momenti migliori sono la primavera o l'autunno, eh, in cui tra l'altro ecco un'altra cosa molto molto bella di, di Seoul rispetto a tante metropoli anche alle nostre che stupisce è una città piena di natura e eh, per motivi diversi per la fioritura de, eh, primavera e invece per eh, i colori incredibili delle foglie d'autunno sono due stagioni veramente splendide, quindi ecco, potendo cosa migliore tra, tra aprile, aprile, maggio e settembre-ottobre diciamo sono i momenti migliori molto bene senti Paolo ti ringraziamo molto di questo grazie a te ringrazio voi e complimenti per il libro Prende, quindi dico ai nostri ascoltatori compratelo assolutamente <ride> Prima di ogni guida pratica coreana, perché, no, perché ce ne sono, non è, è, anche, no, è anche l'unica guida, guida della Corea scritta in italiano quindi oh, questa certo. guida non guida è comunque l'unica cioè. Ed è una vera guida, nel senso, è una vera guida poi per andarci un pochino anche con uno spirito curioso che, che è quello che la Corea richiede. Poi. Esatto, esatto, bene. Grazie mille. Allora, grazie a te e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. No. Bene, preparate i bagagli per quando si potrà evitare di fare una quarantena e nel frattempo leggete il libro di Paolo Quilici, Will Coria eh, pubblicato da Cairo Editore. Grazie a Paolo Quilici, grazie a Raffaele Cardone, grazie alle, grazie alle tante librerie che hanno condiviso come sempre questa nostra diretta. Noi ci vediamo settimana prossima. Buona serata a tutti.